scusiamo per l'interruzione sulla linea, ma non è successo niente, non vi preoccupate, il risultato è sempre fermo sul 2-1, batte Miralco, palla lunga, poi c'è Berzienti, pasticcio di Greco, palla in fallo laterale, battuto da Manfredonia, attenzione al centrocampo, c'è un fallo, ancora un fallo in attacco, punizione per il Nardò. Siamo ormai nel recupero, no? Sì. Sta per segnalare il recupero, vediamo un attimo, batte Scipioni, palla lunga a cercare Berzienti, rimane lì il pallone in area, vagante, allontana Rina Mazzei, 4 di recupero. Allora, Manfredonia, ancora possesso palla, Esposito per Bagnara, alza un pallone lì al centrocampo dove c'è Gigante, ancora Balistreri, poi c'è Berzienti, deve tenere palla Berzienti, va sul fondo, cerca la bandierina, cerca un calcio d'angolo, vediamo qualcosa succede, e ancora Berzienti che lotta, tiene lontana la palla, ma c'è ancora Manfredonia, palla lunga, occhio Schiavino, va sul pallone, mette in fallo laterale, attenzione perché ci sembrava un po' lento in questo scatto Schiavino, e Manfredonia porta l'attacco in questi ultimi minuti di gioco, siamo nel recupero, ormai si cerca la mucchiata nell'area del Nardò, pericolo, palla lunga, salta Caporale, poi guadagna palla Balistreri, Berzienti, Caporale per Greco. Praticamente un rigore in corsa, Bagnara glielo devia in calcio d'angolo. Ha fallito, guadagna un calcio d'angolo. Ora Gaetano che guadagna un pallo laterale, Nardò in attacco, Palmisano, Gaetano, Berzienti, palla fuori, palla dentro, occhio, esce il pallone, c'è Schiavino, subito lungo a cercare Berzienti, è buona, Berzienti, calcio d'angolo, Nardò che rimane in avanti. Cosa sai? Cioè, c'era qua un calcio d'angolo. Nardò che cerca di tenere palla in questi ultimi attimi di gioco, battuto, sempre si gioca sulla bandierina, palla laterale per il Manfredonia. Palla lunga, Schiavino, è finita, palla fuori, è finita, 10 secondi, siamo nel recupero del recupero, palla in area, salta Caporale, spazza, vediamo se stavolta va Balistreri, Bagnara, pallone in alto, Greco, ancora Greco, ancora Manfredonia, l'arbitro che lascia ancora giocare, ancora Nardò, punizione per il Manfredonia, finale ancora palpitante, ultimo minuto extra dell'extra, e bisogna stare attenti, palla che spiove,
ma c'è ancora Nardò e finisce qui. Finisce qui, il Nardò ha vinto 2-1 col Manfredonia e incassa la terza vittoria consecutiva. Ricordiamo i gol, è stato Prinari al secondo minuto a sbloccare il risultato, pareggio provvisorio del Manfredonia al 29esimo con Romano sul rigore e secondo gol, raddoppio del Nardò con Cavaliere al 42esimo, tutto nel primo tempo. Secondo tempo con Nardò è andato vicino alla terza segnatura più volte, non l'ha trovata, però possiamo dire che è stata una buona gara, lo stesso dei nostri ragazzi che portano a casa questa vittoria preziosissima, chiaramente in chiave salvezza. E per il Manfredonia possiamo dire che ha giocato una buona gara, è mancato in avanti dove ha sempre, quasi sempre prevalso l'organizzazione e la forza fisica della difesa neretina. Buone le prestazioni nel Manfredonia di Jouff, di Romano su tutti, e bene anche De Giosa, l'esperienza. Nel Nardò, Davide Cavaliere su tutti, gol, tanto impegno, bene anche Alessio, bene anche Bertacchi, e possiamo dire che sì, Mangione soprattutto, possiamo dire comunque vittoria meritata del Nardò che ora avanza in classifica. A risentirci fra circa un quarto d'ora per le interviste post partita su nardogranata.com. La cerca la mozzone, la mozzone sta rivolta.